Brembo presenta Raccontare la storia di Ferrari nella sua casa, quindi all'interno del museo di Maranello, partendo dai motori, quindi dal cuore della Ferrari, è veramente un'emozione straordinaria. Raccontiamo la F2002 della stagione 2002, partendo proprio dal propulsore. Una nuova aerodinamica, uno sviluppo intenso delle gomme che abbiamo fatto insieme alla Bridgestone. Dunque considero che questa macchina dovrebbe essere un passo avanti notevole paragonato alla macchina dell'anno scorso. Stiamo parlando del F1051, quindi un propulsore ottimizzato nelle sue dimensioni, ha un regime di rotazione incredibile, 17.800 giri, 845 cavalli. Il lavoro di tutta il reparto corse e in particolare dei motoristi è stato quello di abbassare il propulsore e si è lavorato quindi sul vassoio di aspirazione con una rampa che di fatto è centrale, quindi si abbandona la doppia rampa per ottimizzare la capacità di iniezione all'interno del propulsore. Bene, in questo caso il motore prevede anche un layout scarichi diverso perché l'obiettivo è proprio quello di compattare non solo il monoblocco ma anche gli accessori. Raccontiamo questo propulsore perché è di fatto la parte iniziale per andare a vivere la F2002, una monoposto che si racconta quasi da sola, 17 gare in quella stagione, ne vince 15, 10 le pole position, 9 le doppiette, quindi una monoposto che ha marcato tutti i record di Formula 1. Sono stato giù un attimo e vi dimostra la forza di questo ragazzo che non mi ha neanche detto ciao, mi ha preso da una parte e mi ha detto "The first feeling is promising", il primo impatto è promettente. L'efficienza aerodinamica è stato il primo obiettivo dei tecnici, cercando quindi di ridurre il layout delle prese d'aria di ventilazione per cercare di creare minore freno aerodinamico in un'area sensibile come quella dell'attaccamento tra le pance e il telaio. Molto bene tutto il lavoro sul cofano motore con quelle due piccole orecchie a lato dell'air scope, ma soprattutto un lavoro importante è stata l'integrazione del motore che abbiamo visto prima in reale, adesso in virtuale, quindi un 10 cilindri che riesce ad avere un baricentro estremamente basso grazie anche a una frizione con un diametro inferiore ai 16 centimetri, ma soprattutto ha un motore che permette di innovare nella ripartizione dei pesi. Su questa monoposto viene scelto dai tecnici, per aiutare anche lo stile di guida di Schumacher, di spostare i pesi nella parte anteriore e quindi questa vettura avrà un baricentro molto avanzato. Questo aiuta il pilota ad avere più precisione di guida in inserimento curva e quindi Schumacher potrà guidare come esattamente vuole, con un retrotreno leggero che riesce a essere molto agile in percorrenza e uscita curva, lavorando in sinergia tra sterzo e gas, quindi un controllo della trazione di grande sensibilità, tutto suo per una vettura che è stata cucita addosso alle caratteristiche di guida, alle preferenze personali di Michael Schumacher. What makes it so special is that ciò che rende così speciale questa macchina è che in ogni settore siamo stati in grado di migliorarla rispetto allo scorso anno. E anche se l'anno scorso era già una buona vettura, abbiamo fatto un passo avanti. Abbiamo raggiunto un ottimo sviluppo tutti insieme perché ci dedichiamo molto tempo. Abbiamo tester che seguono lo sviluppo. Tutto questo funziona di pari passo ed è probabilmente una delle ragioni del successo.